Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo video da Frank. Allora, disastro Milan, ultime battute dell'incontro tra il Milan e la Fiorentina sta dilagando sui resti di quello che rimane del Milan per 3-1. Ho seguito soprattutto il secondo tempo, lo dico subito, il primo tempo non sono riuscito a vedervelo. È passato in vantaggio nel primo tempo la Fiorentina per un rigore, trasformato da Pulgar per fallo su Ribéry, autore di un'altra grandissima partita. Nonostante l'età un po' avanzata, questo giocatore ha ancora molta classe da vendere, va anche in gol per il 3-0 parziale nel secondo tempo, perché poi accorcia le distanze Leao per il Milan, autore di un bellissimo gol, che diciamo che è l'unica nota positiva di questa serata per i rossoneri. Probabilmente, per quello che si sta vedendo, credo che potrebbe essere l'ultima partita di Giampaolo sulla panchina, perché veramente, soprattutto nella ripresa, il Milan, dopo l'espulsione di Musacchio, è scomparsa dal campo. C'è stata solo una squadra che ha dominato, quella Fiorentina, che si è portata addirittura sul 3-0. Tra l'altro ha sbagliato anche un rigore la Fiorentina con Chiesa, e quindi praticamente un disastro totale. Veramente è un po' incredibile. In questo momento finisce la partita, è incredibile vedere il Milan così allo sbando, e ripeto, non credo che ci potrà essere ancora qualche possibilità per Giampaolo. Brutta sconfitta del Milan, soprattutto senza reagire, senza lottare, dandosi completamente alle mani della Fiorentina, che sì, sinceramente è una buona squadra, ha fatto un'ottima gara, però non si può, non può il Milan posare così mestamente le armi senza lottare neanche un po' per risalire il risultato. La vedo una squadra, non lo so, senza idee, senza gioco. Ormai sono passate 6 giornate, credo che un qualcosina Giampaolo avrebbe dovuto farlo vedere. È vero che il Milan quest'anno ripartiva da un progetto con giovani e quindi con delle difficoltà che potevano essere evidenti, però allo sbando così mi sembrava un po' difficile si potesse arrivare senza lottare. Tra l'altro la Fiorentina, ripeto, è una buona squadra, però prima di essere sconfitto così nettamente pensavo che il Milan potesse lottare un po' di più, invece si è proprio dato nelle mani della Fiorentina, che poi nella ripresa addirittura ha sbagliato anche un rigore, sennò il risultato poteva essere anche più largo. L'unico lampo in questo buio totale milanista è proprio il grandissimo gol di Leao, questo ragazzo che fa ben sperare, che è veramente una serpentina in aria, salta come birilli difensori, ne salta 3 o 4 e poi mette con l'esterno la palla nell'angolino dove il portiere non può arrivare, ed è l'unico lampo del Milan di tutto il secondo tempo. Squadra molto debole mentalmente, come passa in svantaggio posa le armi, non riesce a lottare. Secondo me ci vorrebbe un allenatore con più grinta. L'anno scorso, quando molti criticavano Gattuso, che poi alla fine, con tutta la stagione negativa, Gattuso è stato a un passo dalla qualificazione in Champions, arrivando a un solo punto dalla qualificazione, facendo secondo me tutto sommato una buona stagione, perché ragazzi bisogna anche, mi dispiace per i tifosi del Milan, ce ne sono molti che mi seguono, però bisogna anche capire che il Milan in questo momento non è più quella squadra gloriosa degli anni scorsi. Quindi secondo me l'anno scorso Gattuso non fece una stagione così deludente, ripeto, arrivando poi alla fine ad un solo punto della qualificazione Champions. Io avrei continuato con Gattuso, che quantomeno gli poteva inculcare un po' di grinta in più. Sono dei giocatori che già ho detto l'altra volta, vi dico la verità, secondo me non sono da Milan da alto livello. Uno di questi è Çalhanoğlu, e mi sta deludendo anche molto Suso, perché non so se si è adeguato alla mediocrità generale, ma mi sembra che anche lui provi sempre soltanto la solita giocata da destra, cerca di accentrarsi per provare il tiro, non ha più diversità di idee, di giocate, per cui diventa anche molto prevedibile. E quindi in questo poi succede che Milan è anche poco incisivo in attacco. Piontek ha
acquistato l'anno scorso a gennaio a fior di quattrini, che secondo me, ve lo dissi anche l'anno scorso, a me è un tipo di calciatore, un tipo di attaccante che non piace perché troppo fuori dal gioco, troppo ad aspettare solo le occasioni, ma quando le occasioni non arrivano uno può essere più utile alla squadra, quindi a me quel tipo di attaccante non piace. E quindi il Milan ha palesato, ovviamente, speso l'anno scorso, scusate, una cifra importante a gennaio per acquistare Piontek, che poi secondo me non ha dato l'apporto che si sperava. Oggi tra l'altro non è neanche in panchina, non è neanche in campo, quindi 40 milioni spesi proprio così, secondo me erano altri i reparti da rinforzare, e avrei puntato, una volta che devo pensare ad un Milan giovane in casa, ho un bel cultrone, ci punto tutto su di lui, almeno se devo giocare con i giovani ci provo e vado a rinforzare nei settori dove ne ho più bisogno, secondo me principalmente a centrocampo, dove non è stato neanche rimpiazzato Bakayoko. Sì, Biglia si è ripreso dall'infortunio, però è un giocatore un po' avanti con gli anni, quindi aver rinforzato un po' il centrocampo, sicuramente mi avrei messo qualcun altro di spessore vicino a Kessié, e probabilmente ci servirebbe a Milan anche qualche altro difensore. Se andiamo a comprare solo Piontek, a mio modesto parere, non ce n'era l'assoluta necessità. Avrei puntato quest'anno, ripeto, sul giovane Cutrone, che tutto sommato, quando arrivano palle interessanti nell'area, ha dimostrato in più di un'occasione di vedere la porta, e aver rinforzato dei settori del campo dove secondo me il Milan era più deficitario. Questa è una mia modesta opinione, non sono un tifoso del Milan, ma dire, questa è la mia idea sui rossoneri. Invece si è puntato su Piontek, e tra l'altro che è costato anche una bella cifra. Oggi era anche in panchina, quindi così poi si arriva in un circolo vizioso dove non se ne esce più, perché praticamente si investono soldi anche abbastanza cospicui per dei calciatori che non ti fanno fare quel salto, e quindi si rimane nella mediocrità, e in contemporanea sì, il debito che ha la società continua a salire, quindi due aspetti che poi nel lungo termine non pagano. Mentre si punta sui giovani, cioè c'hai i giovani in casa, prendi qualche giovane interessante nei settori, cerca di contenere le spese, 2 o 3 anni di sacrificio e si riparte. Invece ogni anno si è cercato sempre di fare le cose velocemente, e secondo me il Milan lo sta pagando, iniziando quest'anno con un nuovo progetto anche tecnico in panchina. Io non avrei tolto Gattuso, assolutamente, è la mia opinione, avrei continuato con Gattuso, che almeno conosce l'ambiente, è cresciuto nel Milan, ha ben stampato addosso alla società, sa i tifosi come la pensano, quindi era ben al di dentro dell'ambiente rossonero, e secondo me poteva dare una mano più cospicua e più interessante a questa società. Non so se adesso arriveranno in questi giorni, poi arriverà in questi giorni l'esonero di Giampaolo, bisogna ricominciare con un'altra conduzione tecnica. Così però tutte le stagioni diventano cose di transizione, non si riesce mai a fare un'escalation per poter ritornare ad essere una squadra competitiva. Mi dispiace per i tifosi del Milan, ma vedo un ambiente e una squadra completamente scollata, senza mordente, senza cuore, e questo a me sinceramente dispiace, perché lo dico da tempo che se non ritornano le milanesi ad essere competitive, è difficilmente rivedremo un campionato equilibrato. L'Inter a quanto pare quest'anno sta ritornando con l'avvento di Conte, e finalmente con le cose messe a posto, vedete quando la società è importante, via Icardi, via Nainggolan, tutte le persone che danno fastidio, dentro Sensi che è un giovane secondo me non pagato chissà quale cifra, dentro Barella, che molti dicevano è stato pagato tanto, non tanto, però comunque alla fine sta dando il suo apporto, e poi è stato fatto un investimento su Lukaku, però questo verrà ripagato parzialmente, probabilmente dalla cessione di Icardi, e quindi alla fine non è che l'Inter chissà quali acquisti abbia fatto. Ha fatto Lukaku, che è un acquisto abbastanza costoso, però anche insomma piazzato i vari Nainggolan, Icardi, quindi non è che è andato sotto di moltissimo, ha preso soprattutto dei giovani, è andato a pescare questo Sensi, che secondo me è stato un ottimo acquisto, non pagato tantissimo, e quindi queste sono le operazioni che bisogna fare, bisogna guardare con attenzione anche per tenere bene in vista il bilancio, perché sennò poi
non se ne esce più. Mi dispiace, ripeto, vedere il Milan in queste condizioni fa veramente riflettere, cioè mi dispiace una società così gloriosa. Oggi il secondo tempo non ha proprio tentato neanche minimamente di metterci un po' di grinta, un po' di cattiveria per poter portare a casa un risultato positivo. Quindi perde nettamente merito alla Fiorentina, ma il Milan secondo me, soprattutto nel secondo tempo, ha proprio smesso di giocare. Ripeto, l'unico lampo è quello di Leao. Vedremo se nei prossimi giorni verrà esonerato l'allenatore o avrà qualche altra possibilità. Dubito perché, ripeto, una squadra non è che la sconfitta è venuta battagliando, è arrivata questa sconfitta senza proprio lottare, e questo secondo me inducerà la società a prendere dei provvedimenti. Un saluto a tutti da Frank e buonanotte. Ciao a tutti.